visivi e di diversa creatività dedicati al variegato universo mediterraneo e più in generale al sud del mondo, offrendo occasione di conoscenza e di scambio culturale nel segno di un'apertura alle diversità, come la nostra terra nel corso della storia ha sempre fatto, proprio più che recentemente sembra troppo spesso smentire. Il Festival Dialoghi, alla 7ª edizione, è la prosecuzione delle 12 edizioni di Cormons Libri, il Festival delle Informazioni. Toccherà oltre 40 siti diversi e 16 comuni, 3 nazioni con Austria e Slovenia, per un totale di 60 eventi nell'anno, con oltre 130 ospiti. Questo in siti spesso insoliti, sempre particolarmente interessanti dal punto di vista storico, culturale o naturalistico, e belli come questo. La rassegna si sta sviluppando in 2 sessioni. La prima, partita il 3 giugno, terminerà con queste 3 giornate in lettere mediterranee. La seconda a settembre con un gran finale di 4 giornate al Teatro di Palmanova e i dialoghi a scuola, che interessa migliaia di studenti di ogni ordine e grado, alcuni dei quali prenderanno parte nella convenzione studio e lavoro a un supporto durante il festival, seguendo l'organizzazione nell'accoglienza del pubblico e nella presentazione degli ospiti. Per il Festival Dialoghi è un onore essere inserito nell'importante rassegna di lettere mediterranee, sezione di approfondimento di onde mediterranee. E ringraziamo per questa opportunità l'Associazione Euritmica, il direttore artistico Giancarlo Velisic, il curatore Fabio Turchini e gli impeccabili collaboratori. A questo punto vi presentiamo i dialoghi di questo pomeriggio. L'estrema destra nel cuore del ricco nord-est. Il giornalista della Repubblica, Paolo Berizzi, presenta il suo libro, la cui vendita è curata dalla UBIC di Gorizia, e dialogherà con l'autore Alessandra Kerselman, saggista e editrice. Paolo Berizzi è inviato di Repubblica, dove lavora dal 2000 e firma la rubrica quotidiana Pietre. Ha subito atti intimidatori a causa della sua attività giornalistica sull'estrema destra italiana. Da febbraio 2019 vive sotto scorta, unico cronista europeo sottoposto a protezione per minacce neofasciste e neonaziste. Tra i suoi ultimi libri troviamo Nazi Italia, Viaggio in un paese che si è riscoperto fascista e L'educazione di un fascista. Alessandra Kerselman, ex insegnante, editrice e ricercatrice storica, si occupa di letteratura e storia del Friuli e dei problemi delle minoranze nazionali. Ha pubblicato lavori che riguardano la politica fascista nella Venezia Giulia, i campi di concentramento fascisti per internati jugoslavi, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nella regione del confine orientale. A questo punto passo la parola ad Alessandra Kerselman. Grazie Margherita, è bello vedersi in un pomeriggio così caldo in tanti, perché sì, fare le iniziative di presentazione di libri d'estate non è sempre facile, insomma può anche non essere una cosa indovinata. Invece evidentemente Lettere Mediterranee riesce ancora a interessare molta gente. Del resto quello del fascismo e del neofascismo in particolare, un argomento che sì, nella nostra regione sentiamo particolarmente, perché in questi anni ci sono stati esempi, ci sono stati fatti e quindi è importante parlarne. Da quando diciamo c'è stata l'idea di presentare il libro di Paolo Berizzi e da quando appunto io ho accettato di presentarlo, sono successe alcune cose che cambiano molto il quadro, diciamo, nazionale della situazione, anche rispetto al discorso del neofascismo. Perché Verona, la città che è protagonista di questo libro e gradita la camicia nera, ha cambiato la giunta comunale, le elezioni sono state vinte dal candidato di centrosinistra e quindi non c'è più un neofascista come sindaco. E poi soprattutto in questi ultimi giorni
c'è stata la novità delle elezioni a fine settembre, e anche in questo caso i giornali sono pieni dei vari sondaggi che darebbero una forza neofascista come Fratelli d'Italia come possibile vincitrice di queste elezioni. Per cui io credo che Paolo Berizzi, che ringraziamo tutti quanti per la sua disponibilità, probabilmente in un momento di grande attività anche giornalistica su questi problemi, spiegare perché da tanti anni si dedica a questo argomento e come è arrivato in particolare a questo libro, È gradita la camicia nera, Verona la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Cerco di controllare questo microfono perché guardate, se lo lasci. Renzo, grazie per questa sorpresa. Bellissimo. No, probabilmente bisogna accorciare e avvicinare. Mi affido alla protezione civile. Gentilissimo. Faccio anche un appello, tenendo di interpretare la volontà dei più per l'aria condizionata. È bello presentare al caldo, effettivamente. No, sto scherzando. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Mi fa piacere, lo dico fuori di clausola, di retorica, rivedere Renzo, grazie anche a te, Alessandra. E grazie a voi per essere qui così numerosi in un tempo complesso, in giorni che forse sarebbe meglio e preferibile dedicare le vacanze al mare, ma insomma siamo qui e, come si dice, resistiamo. E perché ho iniziato a occuparmi di neofascismo, di Galassia Nera? Era più o meno 20 anni fa e sembra passata un'era glaciale. In realtà sono successe molte cose sia, diciamo, nel nostro paese sia nella mia vita personale, e ho iniziato a occuparmene perché da cronista, che è il mestiere che faccio, mi sembrava ci fosse bisogno di raccontare una realtà che in troppi non vedevano, ma io, siccome concedo la buona fede a chiunque, preferisco dire che non è che non la vedevano, era lì tutto molto visibile, bastava unire i puntini, come si dice. Forse mancava la volontà di vederla. Questa realtà era un fascismo di ritorno, possiamo chiamarlo anche in mille altri modi, diciamo, il problema non è lessicale. Il problema è capire, intenderci su che cos'è quella roba lì, che in qualche modo dopo anni silenti tornava a rialzare la testa, cioè tornava a farsi sentire, vedere, perdendo un po' quella vergogna che i fascisti fino a ieri avevano. I fascisti fino a ieri avevano ancora persino un po' di pudore a definirsi tali, no? Ad uscire in piazza, a mostrarsi, a uscire allo scoperto. Quella vergogna lì non c'è più, è caduta ed è caduta anche un po' la pregiudiziale sul fascismo, no? Per cui in larghe fette dell'opinione pubblica è passato il messaggio secondo il quale i fascisti non sono poi così brutti, sporchi e cattivi. Il fascismo non è il male assoluto, e il fascismo ha fatto persino cose buone, l'hanno detto in tanti anche autorevoli politici del nostro paese, ex ministri, assessori regionali, consiglieri e poi via via scendendo, insomma, fino a... E 20 anni fa, siccome non mi attribuisco nessun talento particolare, semplicemente raccontato cose che erano visibili a tutti. 20 anni fa si coglievano chiaramente i segni di questo ritorno.
che è stato un ritorno graduale, progressivo, lento ma, come si dice, senza sosta, e forse ha ragione Liliana Segre, che è una, come dire, informata sui fatti, no? Quando dice non è che i fascisti sono spuntati di colpo all'improvviso, erano lì. L'Italia in qualche modo è un paese dove in molti non hanno mai smesso di pensare un po' in modo fascista, la fascinazione per l'uomo forte al comando, la guida suprema, la leadership di uno che chiede pieni poteri. Occhio che qui ci sarà qualcuno che dice guarda che l'ha fatto anche Draghi l'altro giorno, tu invece ce l'hai con Salvini, eccetera, eccetera. Ho pronte le risposte, quindi quando volete sono qui. E dice quello che è cambiato, dice Liliana Segre, è che i fascisti prima appunto avevano erano un po' inibiti. Ad un certo punto hanno visto che il clima era favorevole per un loro ritorno e sono riusciti allo scoperto. Sono riusciti allo scoperto nelle piazze, sulle piazze virtuali, cioè nella rete, dove sono molto abili a fare propaganda, proselitismo, costruire reti anche internazionali. E quindi questo combinato disposto di due fattori, cioè da una parte i fascisti che non hanno più vergogna ad uscire allo scoperto, dall'altra la pregiudiziale che è caduta, e dall'altra, permettetemi, così iniziamo anche la seduta di psicanalisi che facciamo solitamente in occasione della presentazione dei miei libri, è caduta un po' anche la capacità nostra, e per nostra intendo, diciamo, di quel campo largo, presunto tale, e antifascista, progressista, democratico, che ha a cuore la Costituzione repubblicana antifascista e antirazzista, la nostra capacità di indignarci. E quando tu smetti di indignarti, magari non perché insomma, sei colpevole o sei cattivo, ma perché in qualche modo passa il messaggio della normalizzazione di un fenomeno. Noi in Italia abbiamo un problema chiamato normalizzazione. In qualche modo il fascismo 3.0 o 2.0, qualcuno è già arrivato al 4, è un processo che è stato normalizzato nel nostro paese in questi anni. Cioè è stato normalizzato perché è stato prima banalizzato, minimizzato, derubricato a un problema che sostanzialmente non lo è. Quando inizia questo processo di normalizzazione, a un certo punto evidentemente il fenomeno è già stato sdoganato. E quando viene sdoganato il fenomeno è legittimato. Questo è un po' quello che è avvenuto, no? E quindi, e chiudo, quando io colgo, diciamo, dei segnali, delle spie, degli indicatori, qua e là, da cronista li raccoglio, cerco di metterli insieme, cioè di non raccontare la singola storia. È vero, io nella mia rubrica Pietre su Repubblica, rubrica quotidiana, chi di voi la segue, ogni giorno racconto un episodio di razzismo, di fascismo, neonazismo, omo-lesbo-transfobia, odio a 360 gradi, odio, bullismo non soltanto sui banchi di scuola, ma anche spesso sui banchi del Parlamento e quant'altro. E devo dire che ho una pioggia di storie che mi grondano e che devo semplicemente smistare e selezionare. Ma la singola storia, se analizzata proprio, diciamo, come corpo a sé stante, non racconta un granché. Se tu invece unisci i puntini, che era? Quindi tra un po' ci parliamo. E se tu queste storie le metti nel sistema e tiri i fili, capisci che c'è una cronologia e una progressione, ahimè, ascendente, che porta il fenomeno a incrementarsi. Non è che, diciamo, i fascisti si sono decuplicati o che... Grazie, gentilissimo. Io, perfetto, vado così. Il punto non sono i numeri, e magari poi ci torniamo. Cioè, non è che questo fenomeno tu lo devi pesare. Forza Nuova, Casa Pound, Lealtà Azione, il Veneto Fronte Skinhead, che è presente anche, diciamo, in questi territori, non è che li pesi i fascisti sul bilancino. I fascisti devi capire chi sono, cosa fanno, dove sono, chi li copre, chi li finanzia. Sostanzialmente sono questi cinque interrogativi.
e soprattutto se mai vuoi pesarli, devi tener conto del fatto che se Forza Nuova, che peraltro non è ancora stata sciolta, anche su questo magari poi ci troviamo, Casa Pound e gli altri gruppi che ho nominato, aggiungo Lealtà Azione, aggiungo i 12 Raggi di Varese, un gruppo dichiaratamente neonazista, in Italia ci sono gruppi dichiaratamente neonazisti che fanno propaganda con siti aperti, accessibili, sedi ancora operative, e che al netto di inchieste giudiziarie, procure, magistratura, persino l'antiterrorismo si era mosso per i 12 Raggi, sono ancora lì e fanno cose, fanno propaganda, alcuni sono filo putiniani, altri stanno con l'Ucraina, ma non è questo il tema. E sono nostalgici e si fanno portavoci di messaggi di violenza, di razzismo, di intolleranza e soprattutto di nostalgia per il passato più cupo della nostra storia italiana ed europea. E dicevo, se uno semmai volesse divertirsi a contarli e a pesarli, i fascisti, deve tener conto di un dato importante, e cioè che se Forza Nuova, Casa Pound hanno lo 0,001, 03 o 02, non è che ce l'hanno perché sono degli sfigati, ce l'hanno perché dei partiti che hanno percentuali a doppia cifra, quindi non numeri da prefisso telefonico, ma percentuali a doppia cifra, hanno letteralmente aspirato questa galassia, cioè hanno drenato il consenso con un'operazione anche riuscita, devo dire, che iniziò con Berlusconi nel 94, lui si vantò di aver portato i fascisti in Parlamento, no? Te lo ricordi? Questa operazione poi è stata portata a compimento da Matteo Salvini e oggi hai il ritorno dell'originale, cioè non c'è più il tarocco, che è Matteo Salvini, che giocò a fare il fascista, riuscendoci anche, in un'operazione spericolata, spregiudicata. Oggi è il ritorno dell'originale, e cioè abbiamo un sacco di gelati, con il... Hanno caldo anche loro. Si scioglieranno tra poco, vi avviso. E oggi hai il ritorno dell'originale, l'originale è Giorgia Meloni. E quindi i gruppi neofascisti hanno lo 0,001 perché di fatto i grandi partiti a vocazione maggioritaria, la Lega prima, Fratelli d'Italia ora, si sono presi quel campo, hanno aspirato quei voti. Li hanno aspirati perché i temi, gli slogan, pensate prima agli italiani, che non è stata un'invenzione di Salvini, ma era lo slogan fascista di Casa Pound, no? Sul modello American First, la Lega scippa lo slogan prima agli italiani ai fascisti di Casa Pound, e quello slogan diventa persino lo slogan mantra del governo giallo-verde, ve lo ricordate? Allora, nel momento in cui quei gruppi vedono che i temi, le battaglie, i simboli, gli slogan, soprattutto la battaglia contro il nemico numero uno dei neofascisti della destra estrema, cioè gli immigrati, vengono fatte proprie e interpretate da partiti che hanno percentuali a doppia cifra, beh, a quel punto perché io, militante di Forza Nuova, non io, non sono più, devo dare il voto al partitino, al movimento? Casa Pound peraltro non è più partito, è tornato a essere un movimento che fa sostanzialmente metapolitica, salvo poi che scopri che nelle loro sedi ci sono degli altarini dedicati a dei signori che si chiamano Erich Priebke o Himmler, ma sarà senz'altro un caso, sono i primi due santini da venerare che gli sono venuti in mente. A quel punto la partita è vinta, perché quei partiti si sono presi il tavolo, il campo. 20 anni fa questo fenomeno era in nuce, cioè lo vedevi, diciamo, in modo embrionale. Si dice, dicono, non so, io non ho verità, sono pieno di dubbi e assediato dai dubbi, ma dicono che il giornalismo, diciamo, la funzione del giornalismo, al di là, insomma, del mestiere civile, portare a galla quello che poi i poteri criminali, mafiosi, economici vorrebbero tenere invece nell'ombra, diciamo, la funzione prima del giornalismo e l'obiettivo vero è quello di anticipare i fenomeni, cioè raccontarli prima che abbiano, diciamo, un
una forma definita e quindi percepibile, diciamo, anche plasticamente a chiunque. Quando 20 anni fa io vedo che questo fenomeno ricomincia ad emettere dei suoni, e inizio a raccontarlo. Inizio a raccontarlo con inchieste, libri, articoli su Repubblica. Io lavoro a Repubblica da 22 anni. Cosa succede? Non mi vergogno di dirlo, io penso che sia giusto essere sinceri con se stessi e anche con chi ti ascolta. I primi anni le mie inchieste cadevano nel vuoto, non venivano prese in considerazione, perché mi davano del visionario, dell'ossessionato, del paranoico, me lo danno ancora, devo dire, tra l'altro una diagnosi perfetta, io non nego di essere ossessionato dai fascisti, se vedi fascisti ovunque, benissimo, non è un problema. Credo che alcune ossessioni nella vita siano persino necessarie e utili, il problema è che poi in realtà i fascisti ci sono, quindi non me li inventavo io, tanto me li inventavo secondo questi signori che sono poi finito a vivere sotto scorta da ormai quasi 4 anni. Unico caso europeo, quindi unico giornalista europeo sotto scorta per minacce da gruppi neofascisti e neonazisti. Anche questo è, diciamo, un piccolo indicatore, una spia di quello che accade in Italia. Ma chiudo davvero, perché non voglio bruciarti le parole, per spiegarti perché ho iniziato a fare sta cosa. Perché c'era un fenomeno e andava raccontato. Andava raccontato prima che diventasse come invece è oggi. In questi 20 anni il quadro è purtroppo peggiorato. Ci apprestiamo, perdonami Alessandra se non è una correzione, ma io ti dico come la vedo io. Io credo che Fratelli d'Italia non sia un partito neofascista, non si può definirlo in quel modo lì, tecnicamente proprio. Ma è un partito che non rifiuta e non ripudia il fascismo. E cioè che cosa fa? Fa un'operazione molto furba, molto, molto scaltra e anche subdola. Cioè si serve del fascismo, ammiccando al mondo neofascista, perché gli serve. Gli serve sia da un punto di vista simbolico, ma anche da un punto di vista molto, molto concreto. E allora quel filo lì famoso che in molti abbiamo detto perché non lo taglia, perché non lo taglia perché vorrebbe dire tagliarsi un braccio, perché Fratelli d'Italia è un partito che affonda le sue radici nella tradizione fascista, che porta avanti quella storia, quel passato e quei simboli, non a caso nel simbolo del partito c'è ancora la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini, quindi è una storia che continua, sotto forme che ci vogliono presentare come nuove, la destra moderna, i conservatori riformisti, tutte queste belle storie qua. Poi scavi e scavi, vai a vedere che sono pieni di persone che fanno il saluto romano, che inneggiano il fascismo e che portano avanti un messaggio fascista o fascistoide. Quindi tecnicamente non è un partito neofascista, ma è un partito che si candida a governare l'Italia. Credo che ormai la partita interna per la leadership sia ormai decisa, le caselle si sono già posizionate. Questa è una cosa dal mio punto di vista pericolosa, perché rischi di trovarti con un partito che, ripeto, non definibile neofascista, ma che porta avanti una storia, una tradizione e soprattutto tiene dentro la sua vela anche coloro che hanno nostalgia del fascismo, questo partito, grazie anche a una legge elettorale che è stata votata, potrà, se vorrà, non soltanto cambiare la Costituzione, cioè la nostra Costituzione repubblicana antifascista e antirazzista, la carta da cui nasce la nostra Repubblica, ma addirittura potrà, e questo è il rischio secondo me più grande, riscrivere la storia. Siccome la storia la scrivono, si dice sempre, i vincitori, e la storia non si può riscrivere, ma il pericolo vero è trovarsi con un partito che quell'operazione lì la può fare, la può giocare. È una partita, dal mio punto di vista, estremamente rischiosa. Ed ecco perché il mio lavoro è implementato, ecco perché venendo da Bergamo a Cervignano del Friuli ho passato 3 ore e 3 ore e mezza in macchina a scrivere la quinta puntata di un'inchiesta che sto facendo da sabato, venerdì, non ricordo quando abbiamo iniziato, sulle ombre nere di questo partito che pensa di essere lontano da queste ombre, ma da queste ombre continua a farsi rincorrere. Thank you.
Ma anch'io forse ho sbagliato a nominarlo neofascista, perché secondo me tirerei via il neo. Ecco. Comunque sì, sì, sicuramente come il partito si presenta come un partito inserito nel gioco democratico, diciamo. Vedremo andando avanti cosa succederà. Comunque dicevi all'inizio che qualcuno sostiene, e io sono fra questi, che in realtà i fascisti in Italia, già nell'immediato dopoguerra, sono sempre esistiti. Il movimento sociale si è formato nel 1946 e dava i punti di riferimento nel fascismo. Tempo fa ho letto una frase di Mario Tedeschi. Mario Tedeschi è stato un repubblichino, era anche della decima MAS, nel dopoguerra è stato colui che ha fondato il Borghese, è stato iscritto alla P2, è considerato dai giudici di Bologna uno dei mandanti della strage di Bologna, insieme con Licio Gelli, Umberto D'Amato, eccetera. Ecco, costui nel 1950 scrive questa cosa che secondo me è impressionante nella sua sinteticità. E cioè il fascismo che dalle battaglie perse di Africa ed Albania aveva raggiunto dei punti sempre più bassi fino ad arrivare al baratro il 25 aprile, ha cominciato a risorgere proprio da quella data. Cosa voleva dire? Che dopo la liberazione tantissime forze che hanno governato anche sotterraneamente l'Italia hanno sempre usato i fascisti. Sappiamo il ruolo di personaggi come Borghese nell'Italia, nel lavoro occulto, sotto traccia, fino ad arrivare a tentativi di colpi di Stato, eccetera. Ma tu nel libro ti chiedi anche come mai proprio Verona sia la città che è diventata laboratorio del fascismo, e fai appunto riferimento alla Repubblica Sociale, al fatto che Verona, il processo contro i gerarchi che avevano votato contro Mussolini, poi la Repubblica di Salò che aveva sede molti uffici, molti ministeri proprio a Verona. Però a me è venuto in mente che a Verona nel dopoguerra c'è stata anche una cosa molto importante, cioè una delle sedi principali della NATO in Italia, l'AFTASE, no? Che era il comando del Mediterraneo, del Sud Europa. Sappiamo da tante inchieste e anche sentenze che ci sono state riguardo alle stragi di Milano, di Brescia, di Bologna, eccetera, che gli ordinovisti che avevano organizzato quegli attentati, quelle bombe, erano stati allevati proprio in quel centro della NATO, no? Questo secondo te ha avuto una funzione? Come vedi questo fatto per cui appunto la presenza di questa organizzazione militare atlantica ha condizionato così tanto la politica italiana e anche non proprio la nascita, ma lo sviluppo di questi gruppi? Nomini spesso Freda come Fronte Nazionale, prima lui era appunto il capo, diciamo uno dei capi di Ordine Nuovo, e lui appunto già negli anni 90 trovava ancora riferimento a Verona, no? Ma allora proviamo ad andare con ordine, anche per non mettere troppa carne al fuoco, non perché non sia saporita, ma per non
diciamo, aprire troppi temi che ci porterebbero troppo lontano e che necessiterebbero ognuno di non so quanto tempo per essere analizzato, approfondito in modo non superficiale. Allora, faccio una premessa. Il mio libro è un libro su Verona, che è da molti anni ed è stata e continua ad essere, nonostante abbia vinto il centro-sinistra di Tommasi, adesso poi insomma, diciamo un paio di cose, e il vero laboratorio dell'estrema destra in Italia. Non perché i fascisti ci siano solo a Verona, i neofascisti, che possono, qualcuno ci mette davanti il neo, tu ce l'hai tolto, va benissimo, siccome diciamo, giornalisti devono cercare di essere il più possibile scrupolosi e rigorosi, anche dal mio punto di vista Fratelli d'Italia porta avanti insomma, messaggi chiarissimi, ma tecnicamente se tu definisci neofascista Fratelli d'Italia, diciamo tecnicamente non è corretto. Un partito neofascista è Forza Nuova, un partito neofascista è, quando lo era, Casa Pound. Fratelli d'Italia, così come Vox in Spagna, o il partito di Orban, non sono tecnicamente neofascisti. Fanno un'operazione di, la chiamano dediabolizzazione, cioè cercano di ripulirsi, si presentano come conservatori, patrioti, no? Oggi i fascisti oggi, quando tu leggi patriota, mi viene in mente che ad un recente festival, così torniamo a Verona, una kermesse organizzata un paio di settimane fa a Verona, Fortress 2022, organizzata da Fortezza Europa, che è un gruppo di ispirazione neonazista che opera a Verona. Vicino, alcuni degli esponenti di Fortezza Europa erano molto vicini all'amministrazione Sboarina e legata anche ad ambienti ultras dell'Hellas. Fortezza Europa, che era la definizione con cui diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale la propaganda del Terzo Reich definiva la parte occidentale d'Europa, l'Europa continentale che era sotto il controllo e il predominio dei nazisti. Fortezza Europa organizza un festival e a quel festival si esibiscono delle band musicali, dei gruppi, tra cui Gesta Bellica. Gesta Bellica è uno dei pezzi più noti nel circuito del rock fascista, o nazi rock. Di Gesta Bellica si intitola Il giovane patriota e è un elogio sostanzialmente delle SS naziste che nel 1945 si diciamo, serrano i propri ranghi e chiudono, proteggono il bunker nel quale Hitler si era rifugiato. Un'altra canzone Gesta Bellica è un elogio a Erik Priebke, il boia delle fosse ardeatine, condannato all'ergastolo, che lo definiscono nel pezzo, nella canzone, un perseguitato. Uno che non si piega, non si inginocchierà mai, non chiederà mai scuse, eccetera, poi è morto, insomma, a Roma. E questo per dire che Verona ha una tradizione che la lega al fascismo. Poi ti rispondo sulla NATO, sull'Alleanza Atlantica, non voglio scantonare o dribblarla. Ma volevo fare una premessa per delineare la cornice dentro la quale si muove il libro, no? Questo viaggio che ho fatto nella Verona nera. Verona ha una tradizione che la lega al fascismo. Perché? Perché il fascismo storico la vedeva come un luogo centrale nel nord Italia. Mussolini portava Verona in palmo di mano. I gerarchi veronesi, dirigenti del partito fascista a Verona non si distinguevano per particolari virtù, erano anzi adusi a scandali, ruberie, beghe e violenze ovviamente, altrimenti non sarebbero stati fascisti. E però Verona era centrale. Il fascio di Verona, il cosiddetto fascio terzogenito, nato solo due settimane dopo i fasci di combattimento di piazza San Sepolcro a Milano. Questa è la storia, la prima storia, cioè diciamo è la radice più antica. Poi
Succede che Verona diventa, comunque il territorio, la provincia di Verona, diventa il territorio, diventa l'alveo, il teatro, il palcoscenico della stagione della Repubblica di Salò. Verona geograficamente lì, vicina a Salò, e quindi la RSI ha in quel territorio, diciamo, la sua officina. Questo filo nero che io tiro nel libro poi attraversa gli anni 60, 70 e quindi la stagione delle versioni nera, la stagione di, prima citavamo il Fronte Nazionale di Franco Freda, detto il professore, che era per i militanti di Forza Nuova che arrivano dopo, cioè loro sono i nipotini di questa, i figli di questa storia, i nipoti. Era un personaggio di riferimento, era un guru, quindi il Fronte Nazionale di Franco Freda, e Ordine Nuovo, Ludwig, che voi troverete nel libro, non voglio spoilerarlo adesso, se no poi vi passo la voglia di acquistarlo e di leggerlo. Ma troverete Ludwig, io incontro e intervisto la metà di Ludwig, cioè Wolfgang Abel, che vive ancora a Verona, nelle colline veronesi, in un posto molto bello, dove abitano i ricchi veronesi. E quindi a stagione di Ludwig, che uccideva, eliminava chi? Eliminava gli impuri, i diversi, cioè l'odio per il diverso. Ludwig dava fuoco, era una sigla neonazista, cioè loro rivendicavano chi come me ha dei capelli grigi, ricorderà che Ludwig uccideva gay, prostitute, barboni senza tetto, stranieri, quindi gli immigrati, anche se all'epoca, diciamo, il fenomeno migratorio non era ancora come oggi nella narrazione della destra estrema il problema. E anni 90 hanno iniziato, ma insomma loro, la loro stagione è la precedente. Prostitute, preti scomodi, quindi impegnati nell'accoglienza, impegnati nel volontariato, impegnati diciamo, nel garantire i diritti anche degli ultimi. E poi i presunti viziosi, cioè i presunti viziosi che erano quelli che andavano in discoteca, erano quelli che andavano a vedere i film porno nei cinema luce rosse, cioè erano quelli che in qualche modo infettavano la società veneta e veronese. Erano le croste impure da levare via dalla pelle della città, in questo caso, perché Ludwig erano due ragazzi di Verona, due bravi ragazzi, figli della borghesia veronese, che si proponevano di ripulire la società togliendo dalla pelle della città bella fuori e pulita dentro le persone impure, le croste che infettavano quella città. Allora, questo filo nero per dire che c'è una tradizione storica che lega Verona al fascismo, non io, ma Guido Papalia, ex procuratore capo di Verona, mi dice nel libro, l'ho intervisto, Verona è una città che ha degli strati, dei sottostrati legati a un'ideologia, a una pulsione fascistoide, dove anche quei ceti abbienti, la cosiddetta borghesia buona, moderata secondo qualcuno, dal mio punto di vista molto meno moderata, e negli anni, quando va bene, i fascisti li ha tollerati, ma no, insomma, in fondo non ci danno fastidio, ogni tanto danno qualche pestone agli immigrati, tengono pulita la città, non sporcano, non rompono le vetrine, quello lo fanno i centri sociali, black bloc, tutta questa storia qua. Quando va male ci vanno a braccetto, li finanziano, ci costruiscono delle candidature, si fanno rappresentare da uomini che a Verona, ecco il punto centrale del libro, cioè il salto di qualità che l'estrema destra fa a Verona, cioè quella di passare da fenomeno marginale, noi in questi anni del fascismo abbiamo sempre raccontato come un fenomeno sì presente, ma in qualche modo che sta ai bordi del campo, no? Per usare una metafora calcistica. A Verona l'estrema destra cosa fa? Fa il salto di qualità, cioè dai bordi del campo va al centro del campo e occupa la scena. Quindi a Verona l'estrema destra la trovi sui banchi, la trovavi, parliamo del pre Tommasi, poi arriviamo anche da Tommasi, quello che è successo non sarà facilissimo, io credo, la sua avventura politica, ma gli auguro ovviamente felicissimo anche di aver dato forse un piccolo contributo di conoscenza con questo libro che ha portato a galla delle storie, dei nomi, delle
delle date, delle cose che forse non tutti conoscevano, che forse andavano portati in superficie, e a Verona l'estrema destra la trovi sui banchi del Consiglio Comunale, la trovavi, la trovavi al governo della città, la trovavi nei ruoli apicali e quindi ai vertici delle società municipalizzate, partecipate, di proprietà anche del comune, quindi l'azienda trasporti, l'azienda che cura i rifiuti, e poi arriviamo a chi dà il titolo a questo libro, così come la trovi sui gradoni dello stadio, in curva, nello stadio, nella curva degli ultra della squadra a forma di svastica, come chiamano l'Hellas Verona, gli ultra che inneggiano a Hitler quando si radunano per le loro feste e dicono la festa la paga Adolf Hitler, e l'allenatore della squadra dell'Hellas, squadra a forma di svastica, è Rudolf Hess. Questi sono gli ultra dell'Hellas Verona. A metà anni 90 impiccavano dei manichini, chi segue il calcio se lo ricorda, che rappresentavano un giocatore di colore, Ferrier, un olandese. Il club prova ad acquistarlo, dico prova perché poi non ci riesce. Il giocatore ha la pelle scura, quindi gli ultra non vogliono Ferrier. E questo loro sgradimento lo esibiscono facendo pendolare un manichino, un fantoccio, che rappresentava Ferrier stesso. Chi lo fa pendolare ha il capo coperto con dei cappucci bianchi, esattamente gli stessi indossati dai membri del Ku Klux Klan negli Stati Uniti d'America. Accanto al manichino c'è uno striscione con scritto in dialetto veronese: il negro non lo vogliamo, fateli pulire lo stadio. Siamo a metà anni 90, che cosa fa il club? Non compra Ferrier, quindi si piega alla violenza razzista, suprematista dei suoi ultra. Da allora ad oggi non è cambiato moltissimo, perché a Hitler hanno inneggiato l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, eccetera, eccetera. Allora, il salto di qualità, cioè avere un'estrema destra diventa di governo. Questo è il punto centrale. Quindi non è più un fenomeno che qualcuno racconta come folcloristico, goliardico. Gli stessi ultra del Verona dicono: noi non siamo nazisti, noi siamo goliardi, ci piace scherzare, sì, cantiamo Hitler, ma in realtà lo facciamo soltanto per divertirci. Questo è, no, i famosi teorici del folklore, che poi sono i primi facilitatori. Cioè, noi abbiamo avuto dei leader politici che hanno definito tutta sta roba qua folklore. Goliardia. Qualcuno ha fatto anche il ministro degli interni, e hanno facilitato la crescita del fenomeno. Allora Verona, e poi arriva l'Alleanza Atlantica, Verona, succede sta roba qui, che l'estrema destra va al governo della città e ci sta per 15 anni, come dicevi tu prima. Prima Contosi, sindaco fascio leghista, che andava a braccetto con la destra estrema di Verona, con i neonazisti del Veneto Fronte Skinhead. E poi col suo successore, che all'epoca era il suo assessore allo sport, Federico Smorina. Quella stagione, che è stata una stagione dove l'estrema destra ha sperimentato la possibilità di uscire dal confine, di uscire dal recinto e di entrare nei meccanismi, negli ingranaggi del potere, nella cabina di regia del governo cittadino, e ci è riuscita. Quella stagione a un certo punto, era il 26 di giugno, per fortuna si interrompe al momento, è interrotta. Si interrompe perché Damiano Tommasi, candidato di centro-sinistra, vince a Verona, vince grazie a 3 fattori, dal mio punto di vista. Il primo, la bontà della sua candidatura, un profilo assolutamente autorevole che ha funzionato. Profilo moderato, Tommasi ha fatto una campagna giocata, non ha fatto una campagna frontale, il tema dell'antifascismo non l'ha nominato tantissimo, della Verona Nera ha fatto solo qualche piccolo accenno, perché io credo per rassicurare il voto moderato, cioè l'elettorato moderato che magari per anni dava il suo voto a Tosi o a Sboarina, perché poi a Verona c'è questa commistione tra, no, i cattolici, gli ultracattolici, mi viene da dire, che a Verona ci sono tutte queste questa galassia di Sidley, pro famiglia, pro vita, pro tutto, sono quelli del congresso medievale 2019, no? Dove
al pubblico in sala, vi ricordate, regalavano come gadget dei feti di plastica, degli embrioni di gomma. Convegno dove anche l'estrema destra mise il cappello, no? Dove c'erano Salvini, Meloni, Lorenzo Fontana, l'allora ministro della famiglia, che era già in piazza con i fascisti di Forza Nuova. Quel congresso dove non a caso c'erano ospiti internazionali provenienti dalla Russia, dagli Stati Uniti, che definivano i gay dei malati. Le lesbiche delle appestate, i transessuali, immaginatevi, il pericolo pubblico. Allora, quella roba di Verona è una realtà molto presente che si intreccia con l'estrema destra. Cioè, tu hai gli ultracattolici integralisti, antiabortisti, ferocemente omofobi, che vanno a braccetto con le bande nere, con le camicie nere. Questo sentimento è stato intercettato e interpretato per molti anni dai sindaci della destra, sovranista, l'ultima, leghista, la prima, veronese. Torno a Tommasi. Tommasi è un moderato, un cattolico sociale, quindi espressione insomma, di una tradizione nobilissima, tra l'altro di accoglienza, di volontariato, di antirazzismo e rassicura il ceto moderato. Questo è il primo fattore e funziona, unisce il campo, tiene insieme il campo del centro-sinistra. Secondo fattore è una destra che si presenta in frantumi, con due candidati, Tosi e Sborina, che si fanno le scarpe a vicenda in pratica. Se si fossero apparentati al ballottaggio, la destra a Verona aveva il 60% dei voti. E forse diciamo, la storia sarebbe stata un'altra, ma l'apparentamento non c'è stato e quindi ok. Terzo dato, l'astensionismo. 40%, uno diciamo, dei numeri più alti degli ultimi anni. Tutto questo, questi tre fattori messi insieme hanno portato alla vittoria assolutamente meritata e dal mio punto di vista ben arrivata di Damiano Tommasi. Il fatto che il centro-sinistra abbia vinto non significa che questo problema qua dell'estrema destra di Verona sia sparito in 24 ore. È un problema che rimane, che tornerà a farsi sentire, anzi si è già fatto sentire a questo festival due settimane fa di Fortezza Europa, c'erano centinaia di militanti neofascisti, neonazisti provenienti anche dall'estero, o comunque da molte regioni d'Italia. C'erano anche i giovani di Giorgia Meloni, a proposito di zone di contiguità, rapporti, sponde, relazioni intrattenute, cioè Gioventù Nazionale, che è l'organizzazione Giovani Fratelli d'Italia, era presente con un suo stand al Fortress 2022. E al Fortress 2022 c'erano i Gesta Belliche che cantavano Priebke, che cantavano Viva l'SS, che difesero il bunker di Adolf e Hitler. Non solo non sparirà l'estrema destra, ma se tanto mi dà tanto e se conosco un po' quella realtà, non solo veronese, ma la realtà della destra estrema in Italia e all'estero, si ringhiavano quando erano al governo della città, immagino cosa non faranno stando all'opposizione. Il che mi fa ritenere ragionevolmente che il lavoro che Damiano Tommasi dovrà fare non sarà dei più agevoli. Dei segni di discontinuità ci sono già stati, c'è stato il Verona Pride, una città colorata, accogliente, dove tutti hanno gli stessi diritti e dove ognuno è libero di amare chi vuole. Ma l'estrema destra non sparirà da Verona. Il laboratorio, questa officina, porta con sé un messaggio che dal mio punto di vista è molto rischioso, cioè che siccome ha funzionato a Verona quel modello per 15 anni, cioè la destra è riuscita a entrare nel palazzo, nelle istituzioni, fondendosi con la destra in doppio petto, per capirci, lì sono tre pezzi che sono andati a braccetto: quella galassia di integralisti cattolici, la destra estrema, cioè le camicie nere, e la destra in doppio petto, cioè la destra di governo, quella che fa le cose, quella che distribuisce le poltrone, gli incarichi, quella che in qualche modo ha in mano la città. Questo modello che stanno replicando e a cui stanno lavorando anche in altre realtà, in altre regioni, penso per esempio alle Marche, che sono governate da Fratelli d'Italia, un tempo diciamo, territorio rosso, Roccaforte e Regione Rossa, e dove anche lì la destra ha capito in modo molto furbo come si fa diciamo, il maquillage per cercare di proporsi come una roba diversa,
E poi iniziano le campagne contro l'aborto, la sostituzione della razza, la teoria del piano Calergi. Noi abbiamo un leader europeo, Orban, alleato di Salvini e Meloni, che facente parte peraltro del gruppo dei conservatori e riformisti, di cui fanno parte anche i polacchi, di quel signore che ha un nome impronunciabile, ma insomma avete capito chi è. Orban ha detto ieri: non contaminiamo la nostra razza. Mi riporta, io l'ho scritto oggi, mi riporta a quello che un altro leader politico che è stato fondamentale nella storia, nella formazione di Giorgia Meloni, cioè Giorgio Almirante, disse e scrisse nel periodico La difesa della razza, dove dice: il razzismo ha da essere cibo per tutti, il nostro deve essere un razzismo del sangue, se non vogliamo fare il gioco di meticci ed ebrei. Questo lo scrisse Giorgio Almirante, che lo ha anche rivendicato. Allora, Giorgio Almirante è un patriota, viene ricordato Giorgio Meloni come un grande patriota, come un personaggio chiave della storia, di quella storia lì. Sono cerchi che si chiudono. L'Alleanza Atlantica, l'ho presa larga, perdonami. Allora, io non ho elementi, sebbene ci siano state anche inchieste giudiziarie, esiti, per poter affermare che l'estrema destra mette, diciamo, le sue basi a Verona, anche perché diciamo, l'Alleanza Atlantica opera delle scelte geopolitiche e territoriali. Quel che so è che, anche di questo ho scritto nel pezzo di oggi, nella storia della destra estrema italiana c'è da sempre un elemento di anti-americanismo profondo. Ed è il motivo per cui Giorgia Meloni, cercando di accreditarsi a possibile futura primo ministro e del nostro paese, da mesi, anzi da anni, sta giocando un'operazione di connessione con il mondo americano. Il 4 luglio era l'ambasciata americana a Roma, ricevuta in pompa magna, ed era un'osservata speciale. Perché? Perché chi sa, lo sappiamo in molti, che Giorgia Meloni esprime anche, diciamo, il sentimento di coloro i quali fino a ieri, diciamo, erano... Scusa, anche Fini era andato in America. Stavo infatti dicendo quello. No, stavo arrivando proprio lì. E l'osservata speciale perché? Perché diceva: questa qua porta anche le istanze di chi fino a ieri fieramente si diceva appartenente a un partito, a un movimento sociale, che di fatto eredita il retaggio, quello che fu il fascismo, poi per fortuna sconfitto dai partigiani, dagli alleati. E dice: come si pone in quella storia lì la Meloni? La Meloni si definisce filoatlantista, sulla guerra in Ucraina ha preso una posizione netta, mi pare la ribadita, rivendicata l'altro giorno, filoatlantista e convintamente e europeista. E dopodiché dentro quel partito convivono anime diverse, e convivono anche anime che si rifanno un po' a quella posizione, scusate il gioco di parole, che caratterizzò gli eversivi neofascisti di terza posizione, che affermavano che cosa? Né con gli Stati Uniti né con la Russia. Cioè, dice: noi siamo contro gli imperialismi a prescindere, sia contro quello americano sia contro quello russo. Salvo il nostro. E portavano avanti un'idea di nazione, di Stato forte, poi di varie declinazioni, diventerà l'Eurasia, dove non si pone in una posizione centrale. Terza posizione, che nasce nel 78 e viene smantellata nell'82, fondata da Roberto Fiore insieme a Gabriele Adinolfi e a Dimitri. I primi due sono andati tanti all'estero per molti anni, da Vigliacchi e Codardi rientrano quando i reati a loro carico sono ormai prescritti. Questo, diciamo che il coraggio non ha mai fatto parte del corredo genetico dei fascisti, questa ne è l'ennesima prova. E il prato, insomma, l'esempio lo diede quel signore che scappò travestito da tedesco con il bottino e con l'amante nascosto in una camionetta. Quindi diciamo che se hai quegli esempi lì poi difficilmente eccelli per coraggio
E quindi sul discorso dell'atlantismo è abbastanza delicato il tema, perché in quegli anni avevi formazioni che di fatto erano contro gli Stati Uniti, avevi formazioni che invece avevano posizioni diverse. Ci sono state vicende ovviamente storiche, scritte, dove viene da pensare che in qualche modo ci siano state delle facilitazioni, delle sponde, dei gemellaggi a volte sotto traccia, subdoli, però francamente io nel libro racconto anche insomma del passato, non è un libro ovviamente sul presente, no? È un libro su quello che ci circonda oggi. Quello che è certo è che a Verona, nel territorio veneto, non è un caso che tutte quelle sigle di cui abbiamo parlato operavano, avevano basi solide lì, non nelle Marche o in Emilia Romagna o in Val d'Aosta, le avevano lì, nel Veneto. Franco Freda operava in Veneto, Ludwig nasce a Verona, e la Rosa dei Venti ha diramazioni venete, Ordine Nuovo idem, cioè molti dei dirigenti di Ordine Nuovo, quando Ordine Nuovo viene smantellato, e poi dice i gruppi neofascisti in Italia non li hanno mai chiusi, è una balla, noi abbiamo due precedenti, uno è Ordine Nuovo e l'altro è il Fronte Nazionale di Franco Freda, 74-70, li hai chiusi. Allora, siccome i precedenti ci sono, non si spiega, non si capisce perché oggi non li devi chiudere, che è la domanda delle domande. E soprattutto, secondo te, permettimi, già che siamo lì, all'estero i gruppi fascisti li mettono a bando, li chiudono. Ma li chiudono nei fatti, no a slogan. Alba Dorata in Grecia l'hanno chiusa. Stavo dicendo Rassemblement National, che è il partito di Le Pen. Génération Identitaire in Francia l'hanno chiusa. Combat 18, che è un sodalizio neonazista in Germania, l'hanno messo al bando, chiuso. Stavo proprio dicendo di quello. Alternative für Deutschland, l'ala più estremista di AfD, è stata giudicata dal Ministero degli Interni tedesco pericolosa per la democrazia. E come tale hanno messo in sonno, come dicono diciamo, tecnicamente gli addetti ai lavori, quell'ala lì, cioè i settori più estremisti di AfD, che pure, come tu mi stavi ricordando, è assolutamente presente e non solo, ha anche dei numeri diciamo, consistenti. Ma paesi che hanno conosciuto regimi dittatoriali, l'Italia è la culla del fascismo, ma è anche il paese che ha sconfitto il fascismo, e hanno molta meno tolleranza rispetto ai movimenti, gruppi, formazioni neofasciste, le chiudono, o comunque non tutte, ma cioè, iniziano a fare un lavoro. In Italia non si capisce perché questa volontà manca. E credo tra due mesi sciolgono il governo, cade, sarà l'ennesimo governo, permettimi Alessandra, che a prescindere dal segno politico, perché hai avuto governi di centrosinistra, ne hai avuti più di uno, sarà l'ennesimo governo che ha deciso di non decidere, e cioè sullo scioglimento dei gruppi neofascisti non hanno toccato palla. Mi chiedono sempre perché, io un'idea ce l'ho, manca ovviamente la volontà politica, non soltanto nel campo della destra, figuriamoci, a loro fa solo piacere, ma anche nel campo del centro-sinistra. Non è considerato un tema, non è considerato un problema, non è considerato un pericolo. Sono gli stessi che minimizzavano 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Sono gli stessi che oggi dicono, ah, forse la Meloni vince e governa il paese. Dire alcune cose per quanto riguarda il Friuli. Allora, l'attuale sindaco di Udine, Fontanini, è stato eletto al ballottaggio perché ha accettato i voti di Casa Pound, questo ormai 4 anni fa. Non so se sai che chi organizza Lettere Mediterranee, cioè Giancarlo Bellici, si è rifiutato dopo di fare delle manifestazioni come Udine Jazz, accettando il patrocinio
di Udine, quindi diciamo che non ha, Udine non ha ancora fatto la stessa fine di Verona, ma avrebbe potuto farla. Forse c'è stata una qualche reazione, diciamo. Tant'è vero che poi Fontanini non ha dato assessorati a Casa Pound, quindi qualche risultato, insomma, almeno da questo punto di vista c'è stato. A proposito di Almirante, che è uno appunto dei riferimenti di Giorgia Meloni, volevo ricordare che il Friuli è il luogo in cui è successo nel 72 la strage di Peteano, e che Almirante è colui che ha organizzato, praticamente dando il finanziamento a uno dei responsabili della strage, cioè Cicuttini, perché potesse farsi l'operazione alla gola, in modo che la sua voce non venisse riconosciuta come quella che aveva telefonato i carabinieri per la trappola di Peteano. Almirante poi non è stato condannato, perché anche lui ha avuto la prescrizione, come si diceva, evidentemente la magistratura italiana qualche volta anche favorisce, no, queste cose qua. In Italia credo che in molti ambienti se i fascisti non sono ancora così vivi e possono anche addirittura ambire a governare l'Italia, è perché in questo dopoguerra hanno trovato moltissimi ambienti che li hanno tollerati, magari non apertamente ma sotterraneamente, e una di questi è stata anche la magistratura, che spesso non ha condotto i processi come avrebbe dovuto, e anche naturalmente delle forze politiche che hanno favorito. Ma una cosa che ho trovato molto interessante nel tuo libro, hai già accennato in particolare, ma secondo me vale la pena di affrontarla ulteriormente, è la capacità che i gruppi fascisti hanno avuto in questi decenni di presentarsi socialmente e culturalmente attraverso associazioni e gruppi che apparentemente non erano politici, non so, il caso per esempio dell'Hellas Verona, ma anche di associazioni, non so, tocheniane o di altri tipi, e in questo modo naturalmente sono riusciti a far passare determinati valori anche che sembravano ormai non avessero più presa nel pubblico, invece proprio probabilmente le nuove generazioni sono state anche più oggetto di queste manovre. E a questo proposito volevo ricordare che domani, mi pare, a Manzano e poi a Capriva avviene una manifestazione di questo tipo, cioè che passa come qualcosa, una commemorazione storica di Arditi, però le date sono 1922-2022, e nel luglio del 1922 era due mesi prima della marcia su Roma. Quindi quegli Arditi lì, anche l'iconografia del manifesto, è assolutamente di stampo fascista. I comuni di Manzano e di Capriva hanno dato il patrocinio e, richiesti del come mai, hanno detto che non sapevano, che gli hanno detto che era una manifestazione storica e quindi si poteva fare. Ecco, questo cosa indica? Che non c'è memoria di quello che è successo anche solo 10-20 anni fa, con la strategia della tensione, per cui libri come questo di Berizzi sono importanti proprio perché consentono, come dicevi tu, di raccogliere il filo un po', no, di queste cose, e ricostruirci tutti quanti una memoria storica. Per cui sarebbe importante che tu adesso, molto velocemente, ricordassi i passaggi che sono riusciti a fare attraverso proprio questo associazionismo,
apparentemente anche folcloristico o comunque storico, commemorazioni varie di momenti del passato? Guarda, c'è pieno, è pieno di associazioni, gruppi, onlus persino, che fanno capo a movimenti, partiti, formazioni, vedo dei, con invidia vedo dei ventagli, che fanno capo formazioni, gruppi, movimenti neofascisti. Ce li ha Forza Nuova, ce li ha Casa Pound, ce l'ha il Veneto Fronte Skinhead, ce li ha la comunità militante dei 12 raggi di Varese. Sono molto bravi a fare quel lavoro lì. Cioè, sono bravi a organizzare una struttura molto articolata e difficile anche da tracciare per chi studia questo fenomeno, queste realtà, che è fatta di gruppi, sottosigle, associazioni sportive. Il mio ultimo libro, L'educazione di un fascista, scusate se inelegantemente lo cito, che ha come focus i giovani, racconta dell'esistenza di decine, molte più di quanto possiamo immaginare, di palestre, circoli sportivi, dove non si alleva e non si allena l'atleta, ma si alleva e si allena il militante politico, cioè il soldato politico, pronto ad essere un baluardo anche dal punto di vista fisico, evidentemente trattandosi di palestre, quando, se e quando ci sarà un momento, per loro il momento è ieri, di combattere la cosiddetta resistenza etnica, cioè contro il nemico, e cioè l'immigrato che ci ruba in casa, che stupra le nostre donne, che ci porta via il lavoro, eccetera, eccetera. E che magari sbarca con gli orologi d'oro, i cagnolini, l'iPad e il tablet. Queste sono le battute che vengono meglio a Salvini e a Meloni. Perché fanno questo lavoro? Per due motivi. Il primo, perché serve per costruire consenso e per essere accettati in società. Dice, ma i fascisti non sono quelli che vanno a picchiare gli immigrati la notte. Fanno anche quello, perché fanno le ronde, quindi si occupano anche, puntano molto sulle campagne securitarie, cercando di sostituirsi alle forze dell'ordine, cioè cercando di proporsi come una sorta di antistato, cioè un modello alternativo allo Stato. Un po' come fa la mafia nei territori di controllo. Cosa fa la mafia? Ha i problemi, c'è il parco del degrado, rubano in casa, ci sono i ladri, ci sono i... Ci pensiamo noi. Non chiamare i carabinieri, la polizia. Ci pensiamo noi. Non hai da mangiare? Pacchi di pasta, i famosi pacchi alimentari che la destra estrema da anni distribuisce agli italiani poveri, solo agli italiani poveri. Perché se sei straniero, fuori da Casa Paolo, dove qualche mese fa c'era una coda di centinaia di metri di italiani poveri che erano lì a prendere il pacco di pasta gratis, se sei straniero non vedi che il pacco alimentare o non te lo diamo o te lo tiriamo in testa. Il cosiddetto welfare nero. È un modello molto mafioso, perché in qualche modo tu dici dove lo Stato non arriva o dove lo Stato arriva in ritardo, quello spazio vuoto lo occupo io, dando una risposta alle tue richieste, domande, spesso anche legittime, sui bisogni primari, quindi il lavoro, la casa, il cibo, il sostentamento. Non c'è lo Stato, ci sono io. Non c'è la sinistra, perché la sinistra nella narrazione si occupa solo degli immigrati, o non esce dal perimetro delle ZTL, ci siamo noi, destra sociale, ad aiutare te, italiano, povero. È chiaramente un ricatto, perché dietro quell'offerta, dietro quell'aiuto, dietro quell'assistenza di strada, c'è ovviamente il tentativo di penetrare gli strati più fragili della popolazione e di lavorare su quei ceti, per dire guarda che la risposta te la diamo noi. Non te la dà Draghi, non te la danno le elite finanziarie, non te la danno le banche, te la diamo noi. Noi siamo vicini al popolo. Quell'operazione lì, come la giochi? La giochi anche con queste associazioni. Associazioni che hanno, portano, la domenica organizzano gite, escursioni in montagna, portano i ragazzi in montagna. Cioè, fanno quello che in qualche modo, un tempo, lo fanno ancora, devo dire, ma insomma, le parrocchie, gli oratori, mi vengono in mente. I pacchi alimentari
li portava la Chiesa una volta nelle periferie. Li portavano movimenti, associazioni di sinistra, semplifico ovviamente in modo brutale, ma per capirci. Oggi lo fa l'estrema destra. Hanno capito che ci sono degli spazi, sono stati lasciati vuoti come delle praterie e li hanno appaltati, ci hanno messo il cappello sopra. Questa è una maniera per garantire la militanza a quei partiti che queste cose magari non le fanno, ma che si servono di questi gruppi, perché questi gruppi ti garantiscono la militanza sul territorio. E lo sanno fare. Sono bravi a fare quella roba lì esattamente come sono bravi a fare gli scontri in piazza quando si tratta di manifestare contro i governi per le misure di contenimento del Covid. Li abbiamo visti in piazza, dove nella cabina di regia di quegli scontri c'era l'estrema destra. Giuliano Castellino, Fiore, il 9 ottobre a Roma ci siamo accorti, pensate un po', che i fascisti sono persino in grado di assaltare la sede del primo sindacato italiano, riportando la lancetta dell'orologio della storia indietro di 100 anni, perché il fascismo debuttò, iniziò esattamente in quel modo lì, con l'attacco alle sedi sindacali, alle camere del lavoro, alle piazze dei sindacati, alle redazioni giornalistiche, ricordo, no? Ne parliamo poco, ma il fascismo iniziò così. Alla Casa della Cultura slovena. Ci siamo accorti il 9 ottobre, anche i più distratti si sono accorti che i fascisti esistono in Italia e che quindi forse non ero né ubriaco né sotto effetto di sostanze psicotrope quando gli raccontavo e facevo i primi libri, le prime inchieste, e che sono persino violenti. Pensa un po' che scoperta, abbiamo uno scoop, abbiamo scoperto che i fascisti sono violenti e squadristi, ma dai, ma pensa un po', proprio i fascisti, chi l'avrebbe mai detto? Il 9 ottobre ha avuto contezza, dal punto di vista plastico, che questi, se vogliono, assaltano la sede di un sindacato e la devastano. Gli autori di quell'assalto sono liberi in attesa di giudizio. Giuliano Castellino, che ieri ha scritto una lettera a Giorgia Meloni in stile mafioso, dove un po' l'attacca, un po' la difende, ma soprattutto dice non ti difenderemo dalle portate di Berizzi, sono sempre al centro dei loro pensieri, mi vogliono bene, quindi non si dimenticano mai di me, e praticamente le dice quando attaccavano noi, tu non muovevi un dito, adesso gli stessi mainstream, i giornali finanziati da Soros, io, insomma, stando a quello che dicono, questi signori dovrebbero avere degli yacht, degli attici, dovrebbero essere sul libro paga di Soros, che non ho mai conosciuto in vita mia. E quando attaccavano noi non facevi niente, adesso attaccano te e noi non ti difendiamo, descrive Castellino. Castellino è libero con Fiore. C'è questa cosa strana, noi siamo un paese un po' bizzarro, dove se tu ti occupi di squadristi e denunci fascisti, neofascisti, sei costretto a vivere e lavorare sotto scorta. Gli squadristi e i fascisti sono liberi di andare in giro a fare propaganda, a fare saluti romani, a sfilare, a ricordare gli arditi, come faranno questo fine settimana poco distante da qui. È un paese un po' strano, è un paese che forse non ha memoria, un paese che ha dimenticato il passato di cui ha saputo liberarsi, è un paese che fa passare sotto traccia, e vengo al punto di queste manifestazioni, delle iniziative che fino a ieri sembravano impensabili. Cioè tu immaginavi, ma celebrazione degli arditi, ma quando mai? Ci saranno le forze progressiste che glielo impediranno, ci saranno delle questure, delle prefetture che interverranno, ci sarà un corpo democratico di un paese nato sull'antifascismo che impediranno questo abominio. Nel tempo, e torno alla normalizzazione, che poi diventa assuefazione, che poi diventa accettazione, queste cose sono passate. Passa la celebrazione degli arditi, passano le parate nere nei cimiteri con 1000 saluti romani e il 29 aprile nero di Milano, passano le manifestazioni in ricordo di Sergio Ramelli, che sono diventate ormai delle esibizioni apologetiche del fascismo, con il rito del presente, con le braccia tese, con politici di primo piano, di quei gruppi, lo dicevamo prima, che in questi anni hanno sdoganato il mondo del neofascismo, perché questa è stata l'operazione, hanno strizzato l'occhio, sono andati a braccetto e hanno sdoganato questo mondo fino a farlo diventare in qualche modo accettabile. Domani ci sarà questa manifestazione, qualcuno si indignerà, noi ci indigneremo, altri non lo faranno. La politica, il palazzo, lascerà correre. L'anno prossimo probabilmente ne faranno uno in più.
quelli che hanno fatto il Festival Neonazista Verona 2 settimane fa, a settembre lo riproporranno. Alla guida di Verona, all'amministrazione di Verona, oggi non ci sono più i loro padrini, c'è un altro sindaco, c'è una giunta di un segno politico diverso. Mi auguro che vengano presi provvedimenti dalla politica, da chi rappresenta lo Stato sul territorio, quindi prefettura e questura. È un problema italiano. In altri paesi, dove pure avvengono concerti, kermesse, se li beccano, cioè se tu becchi qualcuno in Germania che inneggia Hitler, lo prendono per l'orecchio e lo sbattono in carcere. Se AfD candidasse la nipote o il nipote di Adolf Hitler, probabilmente non avrebbe più diritto di cittadinanza nel Parlamento tedesco. In Italia, Fratelli d'Italia candida e fa eleggere i nipoti di Benito Mussolini. Mentre Paolo Berizzi parlava, mi venivano in mente alcune cose riguardo, per esempio, al parallelo fra l'assalto alle sedi sindacali o alle case della cultura nel 1919-20-21 e quello che è successo, per esempio, a Roma l'autunno scorso. Secondo me c'è anche un altro paragone, cioè un altro elemento che permette di paragonare questi fatti distanti cent'anni praticamente, e cioè il comportamento della polizia e delle forze dell'ordine. A Trieste, il 13 luglio del 1920, la polizia lasciò fare, e sembra, ad alcune indagini che credo stiano ancora facendo, anche a Roma la polizia per certi versi ha lasciato fare. Quindi bisognerebbe chiedersi se quelle forze oscure che hanno portato negli anni 70 e 80 la P2 eccetera a certi risultati della politica in Italia non siano ancora in realtà funzionanti e non usino appunto i fascisti ancora anche quando serve a far passare determinate cose. Paolo Berizzi è stato minacciato più volte, tant'è vero che da 4 anni ha la scorta. Ecco, le minacce a antifascisti purtroppo negli ultimi anni, non evidentemente della gravità che ha subito Berizzi, sono comunque all'ordine del giorno. I social, internet è diventata il regno di queste minacce. Qui per esempio abbiamo Claudia Cernigoi, che è una giornalista e ha subito più volte minacce di morte, anche molto concrete, e le sue denunce sono sempre state archiviate. Quindi questo cosa significa? Che abbiamo vissuto tutti quanti in una sorta di clima ricattatorio. È meglio non dire certe cose, non esporsi troppo, perché può succedere qualcosa di non piacevole. Ma secondo me un certo spirito fascista che si ammanta o che si presenta come patriottismo o meglio nazionalismo è in realtà molto diffuso anche nelle istituzioni. Permettetemi di ricordare questa cosa che è successa il 6 aprile quest'anno al Parlamento, in cui hanno approvato una legge che ricorda la battaglia della Nikolaevka nel 1942, in cui i soldati italiani che erano andati ad aggredire l'Unione Sovietica vennero sbaragliati dall'Armata Rossa, erano andati ad aggredire e dovettero a un certo punto ritirarsi, e purtroppo ne morirono tanti. Ebbene, il Parlamento, quasi all'unanimità,
il 6 di aprile, ha decretato che quella è la giornata in cui si ricorda l'eroismo delle forze armate italiane, degli alpini, cioè una revisione totale della storia. E queste cose sono quelle che magari non vengono propagandate, magari si sanno in pochi, però sono quelle che poi cambiano ogni giorno di più impercettibilmente la concezione che noi abbiamo del nostro passato. E quindi anche il fascismo può essere rivisitato, può essere recuperato, in fondo ha fatto anche cose buone, però poi ha fatto una guerra che ha distrutto tutto quel che eventualmente poteva essere stato fatto di buono. Perché appunto quello che non viene spiegato, secondo me probabilmente anche a scuola viene spiegato poco, è che insito nel fascismo e nel nazionalismo è l'esito della guerra. Perché quando ognuno pensa soltanto al proprio paese, prima o dopo entra necessariamente in collisione con gli altri. Ecco, la domanda forse è scontata, cioè tu pensi che questo tipo di pericolo in Italia, cioè di un fascismo che passa attraverso appunto altri nomi, altre parole, magari mascherato di patriottismo, ma con comunque sempre un atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri paesi o comunque di una parte almeno del mondo, sia reale e sia una paura da avere, un timore esistente? È già successo. Dal mio punto di vista questo passaggio c'è già stato. La scadenza elettorale del 25 settembre ci darà altre risposte, ma questo passaggio nel tessuto connettivo della società, nella pelle, nel corpo del nostro paese, c'è già stato. E c'è stato un po' a nostra insaputa, uso la definizione che usò il sommo Scaiola quando comprò un attico davanti al Colosseo senza accorgersene, no? Aveva firmato qualcun altro, un'entità, e non ce ne siamo accorti, o meglio, credevamo di avere gli anticorpi vivi, attivati. In realtà quegli anticorpi si erano un po' affievoliti, e questo passaggio in qualche modo si è già infilato negli spazi della nostra mente. Ti basta pensare che di fronte ai tentativi di revisionismo, di equiparazione, diciamo allora facciamo anche i partigiani, ma allora celebriamo anche i caduti delle RSI. Cioè, queste cose non è che non iniziano a farle domani qui con gli arditi, sono iniziate anni fa, ce n'erano molte meno, sì. Ovviamente se tu vedi che fai queste iniziative, o sfili e porti, cioè, prendiamo Predappio, e poi dopo voglio dirvi chi dà il titolo a questo libro, che ci tengo. Predappio, Salò, cioè le menti turistiche di riferimento dei fascisti nostalgici. Se tu vedi che queste manifestazioni apologetiche non vengono vietate, vai avanti a farle. Io ho avuto la fortuna, il privilegio, l'onore anche di ricevere la cittadinanza onoraria da un comune dell'Emilia Romagna, Fabbrico, provincia di Reggio Emilia, qualche mese fa. E non so se lo hanno fatto posto o no, non ho idea, il dubbio mi è venuto. E mi dicono, guarda, vogliamo conferire la cittadinanza onoraria per il tuo impegno antifascista, eccetera, eccetera. Dico, va bene, grazie, fa piacere. Aia. E si è rotta la cassa, quindi vuol dire Renzo che sei ancora tonico. E dico, va bene, fa piacere, la cittadinanza onoraria. E nessuno, non il sindaco, non gli assessori, no, spero di non essere in diretta, anzi mi sa sì, allora cercherò di trovare una formula la più garbata possibile. Insomma, nessuno, ma sicuramente sarà stata una disattenzione, una distrazione, un caso, nessuno mi avvisa che in quel
paese, fabbrico, dove, perché mi danno questa cittadinanza? Perché ogni anno ricordano la battaglia di Fabbrico, che fu uno scontro nelle campagne del paese, in prossimità di una cascina, tra i partigiani e i repubblichini, con anche i nazisti ovviamente. Uno scontro che costò la vita a quattro partigiani che sono sepolti nel cimitero del paese, e ogni anno si ricorda la battaglia di Fabbrico e c'è un corteo fatto dall'ANPI, dalla sinistra, dalle associazioni antifasciste, che attraversa il paese e arriva fino a questo cascinale. Ovviamente mi dico, guarda, arriva prima perché fai il corteo con noi, poi torniamo davanti al comune e tieni un'orazione ufficiale. Quindi c'è il sindaco, c'era Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, e che ha fatto un saluto istituzionale, il sindaco parla, e io non tengo questa orazione, e poi vi spiego perché. La sera prima, io scendo per la mattina, arrivo giù la sera e mi dicono, ma guarda, c'è questo corteo, a un certo punto ci sarà un momento un po' imbarazzante, dico, oh la miseria, che succede? Perché passiamo di fronte, prima di arrivare alla cascina, ad un punto dove ci saranno le associazioni repubblichini e anche qualche militante di Forza Nuova, ultra della Reggiana, eccetera, che commemorano i loro morti. E che dicono, scusate, cioè, questa cosa accade in contemporanea, cioè mentre noi sfiliamo per ricordare il sacrificio di chi ha liberato il paese, cioè passiamo di fronte a questi che contemporaneamente ricordano i loro morti, e purtroppo sì. Ma dico, ma da quando è che succede questa cosa qua? E da molti anni, erano gli anni dei compagni, gli anni di Violante. E a Trieste parlava dei ragazzi di Salò. Dei ragazzi di Salò, insomma, non vi devo spiegare nulla. Insomma, è da più di 20 anni che sta roba succede. Io devo dire, eravamo in pizzeria a mangiare, in un ristorante, e dico, questa cosa mi sembra inopportuna. Mi sembra tanto inopportuna che io, vista anche la mia situazione, la situazione in cui vivo, sotto scorta di fatto per questi signori o per i loro nipotini, c'erano militanti di Forza Nuova, cioè, io non sfido con un corteo partigiano di fronte a dei gruppi, a delle associazioni che celebrano il fascismo di fatto. Allora facciamo sta cosa e decido poi di parlarne sul palco. A quel punto prendo la palla al balzo e sul palco dico che l'orazione ufficiale, rinuncio all'orazione ufficiale e la farò, semmai sarò di nuovo invitato l'anno prossimo, ad una condizione, cioè che non avvenga più una sovrapposizione, diciamo, la contemporaneità di questi due eventi commemorativi. Quell'evento lì è stato autorizzato da questura della prefettura di Reggio Emilia, e in corteo accanto a me c'era il sindaco di Reggio Emilia, e sul palco insieme a me c'era il presidente della regione Emilia Romagna. E questa roba succedeva ogni anno, cioè, io non mi voglio prendere nessun merito, non ne ho, ma quando sono arrivato lì, la mia sensibilità, non sono antifascista, ma di cittadino che si riconosce nella Costituzione repubblicana, e mi è venuto spontaneo di dire, io sta roba, io non faccio nessuna orazione ufficiale, stavo dicendo funebre, perché la farò, se mai la farò solo se l'anno prossimo impedirete questa vergogna che offende e oltraggia la memoria dei partigiani che noi oggi siamo qui a celebrare. Ora, vi ho raccontato applausi, cioè, ma meno male, la prima volta che qualcuno dice qualcosa in una città governata dal centro-sinistra, ad una manifestazione dell'ANPI, con il sindaco della città capoluogo, il presidente della regione, e allora il giorno dopo i giornali locali riprendono l'intervento, io lo dico chiaramente, cioè, se non è questo per dire perché l'ho raccontata annoiandovi, perché
se non iniziamo da queste cose qui, cioè se non iniziamo a intervenire laddove noi dobbiamo intervenire, non possiamo, dobbiamo intervenire, ognuno nel suo. Io ho approfittato del fatto che volevo andare nella cittadinanza oraria per dire, guarda, qui c'è qualcosa che non funziona, che non va. Dal mio punto di vista è inaccettabile. Vediamo che succederà a Fabbrico l'anno prossimo. Quindi ci provano, ci riescono, sì, spesso per distrazione, a volte perché non ci si pensa, a volte perché ci si pensa ma dici, vabbè, ma se lo fanno gli uni lo fanno anche gli altri, no? L'equiparazionismo, celebriamo i partigiani o celebriamo anche i repubblichini. Questa cosa è l'anticamera per che cosa? Per quel lascia passare che dicevamo prima, cioè la normalizzazione del fenomeno. Il fascismo viene spogliato dei suoi aspetti più turpi e c'è una sorta di rimozione collettiva della memoria, che non è ovviamente da parte di tutti noi, non saremmo qui, ma è una rimozione che in questi anni ha attecchito e si è sedimentata, si è depositata nella coscienza di molti. Io dico sempre, più pericolosa della zona nera è la zona grigia, cioè quelli che non prendono posizione, o se la prendono, la prendono sempre in modo mediano, per cui ci sono quelli ma ci sono anche gli altri, e la zona grigia è quella che poi facilita e diventa, diciamo, diciamo, il cuscinetto che protegge la zona nera, perché poi questo è successo. Facciamo l'esempio di Piazza del Popolo, in due parole. Piazza del Popolo, non è che c'erano 10.000 fascisti, era una piazza dove c'erano piazza contro le misure di contenimento, c'erano i Novax, c'erano i negazionisti della scienza, che poi sono gli stessi che negano l'olocausto, no? Sono gli stessi che gridavano, fanno ancora la dittatura sanitaria. C'erano anche quelli che non erano d'accordo con il Green Pass. Assolutamente. No, per dire che quelli che, io mi occupandomi di estrema destra, diciamo, ho ingrandito quel mondo lì. Quelli che rimpiangono, quelli che gridano, hanno gridato la dittatura sanitaria, sono gli stessi che rimpiangono la dittatura che realmente c'è stata nel nostro paese. Io dico sempre che Covid ha accelerato le patologie che sono nel nostro corpo, ma Covid ha accelerato anche le patologie che sono nel corpo della nostra democrazia, che non sta vivendo un momento particolarmente florido della sua storia. A Roma i 10.000 non erano tutti fascisti, ovviamente, c'erano fascisti, erano quelli che poi sono andati a saltare la sede della CGIL. Ma la zona grigia in quel caso cosa ha fatto? Ha fatto da cuscinetto la zona nera. Cioè la zona nera si è servita della zona grigia come una sorta di cavallo di Troia, e ad un certo punto salta fuori dal cavallo di Troia e fa il lavoro sporco. Cioè fa il lavoro di assalto eversivo, quello è stato un atto squadrista. Ai fascisti non fregava nulla del Covid, dei Green Pass, dei vaccini, della quarta ondata, della quinta dose, della quarta dose, siamo arrivati alla quarta, credo, non gliene fregava nulla. L'unica cosa che interessa i fascisti di ieri, di oggi e di domani è colpire la democrazia, prima svuotandola e poi colpendola direttamente al centro. In quel giorno, in quell'occasione, la sede del sindacato rappresentava il sistema e rappresentava la democrazia da attaccare. Lo hanno fatto, ci sono riusciti. Pensavamo non fosse possibile, a volte la storia si ripete e si è ripetuto un copione che 100 anni fa si era già compiuto. Quello che accadrà domani io lo posso prevedere, lo tengo per me, mi auguro che quegli anticorpi che si sono un po' affievoliti ritornano ad essere attivi. Dialogo, di cui ti ringrazio anche per molti spunti che sono stati dati e penso che tutti quanti rifletteremo. Volevo, dato che il tuo libro è dell'autunno del 21, mi pare, no? Offrirti una cosa che è successa a Verona, piuttosto grave, dopo. Sono cose che capitano spesso in occasione del cosiddetto giorno del ricordo. Il 10 di febbraio del 22 a Verona, in una scuola, doveva partecipare uno storico
che si chiama Eric Gobetti e che doveva parlare del giorno del ricordo. Lui è l'autore di un libro pubblicato da una importante casa editrice, La Terza, si intitola E allora le foibe. I giorni precedenti c'è stata a Verona una vera e propria canea contro di lui. E cos'è successo? Che praticamente la scuola, cioè in realtà ha detto lui che avrebbe rinunciato a fare la conferenza, però lo ha fatto perché il clima era quello di grande difficoltà da parte della scuola. Ecco, quello che volevo farvi osservare, e perdonatemi se parlo di me stessa adesso, è che alla fine di questo post messo da Mastino Verona Quarta, che credo sia Casa Found, si scrive: sono 10 anni che a Verona non riuscite a propagandare il vostro delirio antistorico in conferenze pubbliche. Do you remember Kersevan? E quest'anno non farà eccezione. Cosa dovevano ricordare i veronesi riguardo a me? Questa cosa che vi faccio vedere, 10 secondi di un video. Io nel 2013 ero all'università a fare una conferenza invitata dall'Associazione degli Studenti, e contro di me, appunto, come è successo contro Enrico Betti, c'è stata una campagna guidata dall'allora sindaco Tosi, che adesso fa il centrista, e praticamente mi è stato impedito di fare la conferenza. E questo è il video che loro, Mastino Verona, mettono vicino a quel post per far vedere come bisogna comportarsi con i personaggi come Rigobetti, come me, o probabilmente anche come Paolo Berizzi, anzi sicuramente. Stavo raccontando dei campi di concentramento fascisti, e a quel punto l'aula dell'università è stata assaltata, e qui insomma è quello che si vede. Poi concludono con grida, Tito Boia e cose di questo genere qua. Ecco, il problema qual è? Che c'è stata praticamente l'alleanza della polizia in quell'occasione, che è intervenuta appena mezz'ora dopo. Noi eravamo, io e gli studenti, che erano numerosi come voi, asserragliati in una stanza, e anche poi c'è stata una presa di posizione contro di me invece che contro i fascisti da parte del rettore dell'Università di Verona. Quindi mi scuso ancora se ho voluto far conoscere questa cosa, ma purtroppo per noi che viviamo in questa parte d'Italia è più difficile far conoscere quello che ci succede rispetto a chi vive magari a Roma o Milano, eccetera. Situazioni di questo genere, noi storici del Friuli Venezia Giulia, che facciamo parte del gruppo di resistenza storica, le viviamo praticamente da almeno 20 anni a questa parte. Guarda, so bene di cosa parli. Io non so se sono stato più fortunato o più sfortunato. Non a caso ho scritto un libro su Verona. Questo accade a Verona, il Mastino è la sede di Casa Pound Verona, li conosco molto bene perché mi hanno dedicato qualche decina di striscioni, insulti, anzi ogni giorno sostanzialmente si uniscono al flusso anche di notizie di reato che gronda sui miei social, ma so bene, immagino cosa hai passato, perché Verona è l'unica città dove in
tanti anni di mestiere, io ho avuto problemi di ordine pubblico per presentare un mio libro. Era nel 2019, presentavo Nazi Italia, l'abbiamo presentato in una sala pubblica, Sala Lucchi, vicino allo stadio, quindi il loro feudo, dove non volevano che nessuno osasse sporcare la loro roccaforte, e hanno cercato di impedire fisicamente la presentazione del libro. Come? Prima hanno provato, sono partite le minacce un mese prima, minacce anche di morte rivolte a me, ai miei familiari, tutte denunciate, tutte agli atti. Prima hanno provato a impedirla con le vie istituzionali, cioè cosa hanno fatto? Un signore che si chiama Andrea Baciga, che era il presidente fino a prima della vittoria di Tommasi, era il presidente della commissione sicurezza del comune, e all'epoca invece presiedeva la commissione cultura, immaginate un po', un neofascista. I fascisti, sapete che con la cultura non hanno una grande dimestichezza, non è mai stato il loro terreno, diciamo, più privilegiato. I loro nonni i libri li bruciavano, e loro, diciamo, hanno un'allergia ai libri, tant'è che in tanti anni di mestiere l'unica medaglia che mi appunto al petto è questa. Nel 2018, mi faccio un passo indietro, presento lo stesso libro alla Feltrinelli di Padova e dei militanti di Forza Nuova fanno irruzione all'interno della libreria. È l'unica medaglia che mi appunto al petto, perché vi assicuro che riuscire a portare dei fascisti in una libreria non è esattamente un'opera. Si sono probabilmente persi. Esatto. Ma torno al 2019, Verona, che cosa fanno? Iniziano a minacciarmi, a dire: se viene Verona muori, ti uccidiamo, e quant'altro, schiaffi, pugni, saluti romani, e si scatenano quelli di Forza Nuova, gli ultra dell'Ellas, e provano prima a impedire con le istituzioni la presentazione, cioè chiedono al sindaco Sborina di non darci la sala. Non ci riescono, e a quel punto si presentano in 150. Se smanettate su internet trovate traccia dei servizi della RAI, era il 2019 d'estate, più o meno a questo periodo, si presentano in 150 fuori dalla sala, in un quartiere blindato, cioè non era blindata soltanto la sala, era blindato l'intero quartiere, e c'erano decine di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa per la presentazione di un libro, cosa che a me non era mai successa. Evidentemente la fatwa non la fanno soltanto contro Salman Rushdie, ma la fanno anche i neofascisti. Si presentano in 150, scandiscono dei cori di protesta contro di me, fanno il saluto di Augusto, che è una specie di saluto romano edulcorato, cioè il braccio teso con il dito indice e medio uniti, per non incappare nel reato del saluto romano, che peraltro diversi pronunciamenti della Cassazione hanno legittimato, dicendo che se fatto per commemorare qualcuno che è morto va bene. Anche qui ci sarebbe da aprire altri sottodibattiti. C'è un problema grosso che ha a che fare con la magistratura in Italia. Le due leggi che mettono al bando il fascismo, cioè la legge Scelba del 52, apologia di fascismo, e la Mancino del 93, sono due tra le leggi meno applicate del nostro ordinamento. E anche ovviamente la decisione di disposizione transitoria finale della Costituzione repubblicana. Questo è un problema nel problema, ed è un problema che poi aggrava il problema, perché ti trovi con chi dovrebbe intervenire che o lascia passare o dice no, ma si può, se è fatto per commemorare va bene. Insomma, vengono fuori all'esterno della sala, fanno questa parata cialtrona, ignobile, costringendo lo Stato a mobilitare 150-120 tra poliziotti e carabinieri. La Verona antifascista, quindi quella che ritengo abbia votato Tommasi il 26 giugno, si presenta, riempie la sala, erano 500 persone dentro quella sala, tanto sono arrivate anche le zanzare, ovviamente fasciste, e quindi la presentazione alla fine si fa, quindi sono stato più fortunato rispetto a te. Si fa, salvo che 3 anni dopo, cioè quando esce questo libro, a Verona il mio editore, cioè Rizzoli, non trova una sala disponibile a ospitare la presentazione del libro.
Quindi in qualche modo sono passati 3 anni, non si sono più presentati, ma non c'era una sala disponibile. Cinema, auditorium, sale pubbliche, teatri, erano tutti occupati fino al 2080. C'erano i Coldplay che suonavano in oratorio, c'era gli U2 che si esibivano in un teatrino, eccetera. Hanno inventato, cioè, tutte le, diciamo, io capisco, devo dire, capivo l'imbarazzo. I gestori delle sale pubbliche interagiscono con l'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura. E io mi sono messo nella loro testa e ho capito l'imbarazzo. Tu offri la sala a presentare un libro che, scusate il termine, l'inglesismo, sputtana le relazioni pericolose tra l'amministrazione e le camicie nere, ti do la sala e poi in qualche modo magari te la faccio pagare. Quindi non saltava fuori una sala. Siamo stati costretti a chiedere aiuto alla CGIL nazionale e all'ANPI, e grazie alla mobilitazione della CGIL siamo riusciti a presentare il libro anche a Verona, nella fiera di Verona, quindi un luogo molto simbolico, di proprietà anche del comune, e ho presentato il libro con Maurizio Landini, che ovviamente ha conosciuto la violenza squadrista e fascista sulla sua pelle, perché il 9 ottobre a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Non si sono presentati, anche lì c'era ovviamente, vi lascio immaginare la fiera, in che condizioni era, come apparato di sicurezza, non si sono presentati, ma Verona è anche quella città lì. E qui, permettimi, chiudo, Verona non è solo la Verona nera. Io questo libro non l'ho scritto solo per denunciare l'esistenza di un fenomeno che era diventato istituzionale. Per incoraggiare quella Verona che era nell'ombra e che era in qualche modo ostaggio della Verona nera. Non è che lo dicevo io, ma lo dicevano loro. Cioè, noi facciamo una fatica enorme, la stessa che dici, che fate voi in questi territori per far conoscere il vostro lavoro, per far conoscere anche le pressioni che subite per il vostro lavoro. Questa Verona antifascista, democratica, progressista, votata al volontariato, all'accoglienza, alla solidarietà, faceva fatica a emergere. Perché? Perché era schiacciata da questa Verona nera, che anche dal punto di vista della narrazione mediatica la teneva all'angolo. E i giovani dell'ANPI mi dicevano: noi abbiamo paura a fare le nostre iniziative. E la stessa cosa me la dicevano, diciamo, le associazioni, le sigle LGBTQ, quelli che accolgono gli immigrati. Cioè, abbiamo paura. Perché qui non è che c'è solo la destra estrema nelle strade, nei quartieri, allo stadio. C'è la destra estrema al governo della città. Oh, mi auguro, spero, così mi è stato detto, faccio finta di crederci, che questo libro sia servito anche come stimolo, non soltanto per l'opinione pubblica, per conoscere la Verona peggiore, ma anche per quella Verona lì, che si è fatta forse un po' di coraggio e ha detto: adesso basta, ci siamo anche noi e ci facciamo sentire e vedere con i nostri colori. Grazie. Di solito si fa anche qualche dibattito. No, è tardissimo. Ah sì, naturalmente Berizzi è pronto per firmare le copie del libro per chi voglia acquistarlo, cosa che è importantissima, guardate, perché si possa andare avanti a pubblicare libri tutti quanti. Margherita. Allora ringraziamo i nostri ospiti e il pubblico e vi voglio soltanto ricordare i prossimi appuntamenti di Lettere Mediterranee. Venerdì 29 luglio alle 18.30 a Gradisca di Isonzo, verso la Corte Marco Daviano, oppure nella Sala Bergamas, il Mediterraneo tra umanità e morte, in cui l'antropologo e scrittore Marco Aime presenta Conversazioni in alto mare. E per la conclusione di queste lettere mediterranee, sabato 30 luglio all'Arena del Castello alle 20.30, Giulio Facose, c'è l'incontro con Paolo e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini e gli ospiti Ascani Celestini, Henry De Luca, Marco Paolini. Tutto questo con il patrocinio della Camera dei Deputati. Buona serata. Vi aspetto domani se vuoi.
Grazie.